Passano alla Camera 3 delle 6 mozioni presentate dai partiti sulla guerra in Medio Oriente. Passa anche quella presentata dal PD e che caldeggia un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Il documento dell'opposizione è stato approvato anche grazie all'astensione dei partiti della maggioranza. Poco prima del voto, la Premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Elly Schlein si erano sentite per telefono. Intanto il ministro degli esteri Tajani ribadisce che quello di Hamas è stato un attacco militare che puntava alla caccia d'ebreo. Tuttavia, a questo punto, dice, la reazione di Israele è sproporzionata. Ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas. Anche Russia e Cina chiedono lo stop dell'operazione israeliana. Momenti di forte tensione davanti alla sede della RAI di Napoli in Viale Marconi per una manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite all'esibizione del cantante Galli a Sanremo e al comunicato dell'amministratore delegato RAI Roberto Sergio letto da Mara Venier durante Domenica In. Alcuni manifestanti volevano affiggere uno striscione ma il tentativo è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Ci sono stati spintoni e manganellati. Era presente anche l'ex sindaco di Napoli De Magistris. 5 poliziotti e 5 manifestanti sono rimasti feriti nel corso dei disordini. 2 militanti di ultima generazione sono entrati agli Uffizi di Firenze e hanno preso di mira la nascita di Venere di Botticelli. Il capolavoro del Rinascimento è stato ricoperto di immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio attaccate con scotch di carta alla teca che protegge il dipinto. Il personale del museo ha fatto uscire i turisti, spento le luci e chiuso la sala, mentre i carabinieri hanno fermato i 2 attivisti. I carabinieri del ROS hanno arrestato Antonino Lupino e Vincenzo Lupino, figli dell'imprenditore di Campobello di Mazara Giovanni Lupino, l'uomo che faceva da autista al capo mafia Matteo Messina Denaro e con lui era finito in manette il 16 gennaio 2023. I Lupino, secondo l'accusa, avrebbero fornito a Messina Denaro un aiuto prezioso per muoversi e spostarsi nel territorio in cui il boss negli ultimi periodi ha vissuto. Sono accusati di favoreggiamento e procurati in osservanza di pena aggravati. È morto Ugo Intini all'età di 82 anni ieri sera a Milano dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Carla e il figlio Carlo. Lo fa sapere il PSI, di cui era stato uno degli esponenti di punta. È stato direttore del giornale socialista Avanti, del Lavoro di Genova e deputato per 4 legislature. Ugo Intini ha ricoperto incarichi nel secondo governo Amato e nel secondo governo Prodi, nel ruolo di sottosegretario agli esteri. È in buone condizioni il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri sera si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy per un perdurante dolore al petto. Gli accertamenti e monitoraggi ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera romana, informa la difesa, hanno evidenziato una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore sarà sottoposto a ulteriori esami. Sono circa 5.775.000 gli stranieri residenti in Italia, 55.000 in meno rispetto allo scorso anno. Cala la componente irregolare, ma anche il tasso di natalità. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel 29esimo rapporto sulle migrazioni 2023, elaborato da Fondazione ISMO ETS, iniziative e studi sulla multietnicità. La protesta dei trattori tornerà in piazza giovedì 15 febbraio, nonostante i tentativi del governo di trovare un'intesa per venire incontro alle parti e alcuni agricoltori pronti a smobilitare il presidio nella capitale. L'appuntamento alle 15 al Circo Massimo a Roma con alcuni mezzi agricoli è confermato. Lo ha annunciato Danilo Calvani, leader di CRA Agricoltori Traditi, sui suoi profili social. Arriveranno pullman da tutta Italia per la manifestazione di giovedì al Circo Massimo, dice, stiamo avendo tante adesioni in queste ore e ci aspettiamo circa 20.000 partecipanti. Ci stiamo mettendo la faccia dall'inizio alla fine, stiamo dicendo le stesse cose, non abbiamo fatto nulla di cui ci dobbiamo vergognare, forse da non condividere, questo ci sta, forse abbiamo sbagliato qualche strategia e questo ci sta, ma noi non molliamo, non possiamo permettere che tutto quello... Diciamo che tutta questa lotta fatta con sacrifici da tante persone, ma soprattutto anche dall'appoggio di voi cittadini, perché i contadini stanno lottando con stanchezza e sacrificio, ma voi cittadini ci siete stati vicini, veramente tanti. Vi invito, voi cittadini, vi invito, scendiamo tutti in piazza, tutti quanti, giovedì, facciamo un sacrificio. È importante dare una risposta civile, forte, è importante far capire la nostra determinazione. Amici di Trebimeteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Si esauriscono gli effetti della perturbazione in allontanamento verso est anche sulle regioni meridionali.
per la rimonta di questo campo di alta pressione che garantirà così qualche giorno di stabilità e bel tempo un po' su tutta l'Italia. Dal punto di vista della nuvolosità, da segnalare dunque cieli, sgombri da nubi su gran parte delle nostre regioni, qualche velatura di passaggio al nord ma senza grandi conseguenze. Dunque la previsione per la giornata di mercoledì ci mostra un'Italia sostanzialmente con il sole su gran parte delle nostre regioni, qualche velatura di passaggio, possibilità di foschie o banchi di nebbia soprattutto al mattino sulla pianura centro-orientale e sulle coste dell'Alto Adriatico. Le temperature si mantengono abbastanza miti durante il giorno, con massime comprese tra 14 e 18 gradi su gran parte delle località, un po' più basse in presenza della nebbia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app gratuita di Trebi Meteo.